lungomare di Livorno è meraviglioso, spettacolare, è anche molto lungo, sono chilometri e chilometri di costa che partono di fatto dal centro città e arrivano fino sul Romito. Noi cerchiamo di fare un po' uno screening di quelle che sono le spiagge libere per quanto riguarda la balneazione dei livornesi ma anche dei turisti. Cominciamo da spiaggia Calalonga. Sapevate che in città all'altezza di Antignano c'è spiaggia Calalonga? Personalmente no. Lo recita il cartello. Poi andremo a vedere anche i bagnanti in questo inizio di estate. La discesa è di difficoltà media e è presente la rampa in sterrato che noi andiamo a vedere. Qui eventualmente possono scendere anche dei disabili a bordo della loro carrozzina, chiaramente con tutte le precauzioni del caso, perché poi sullo sfondo ci sono, c'è la spiaggia in sabbia, c'è anche dell'acciottolato. Questa è una delle prime spiagge. La raccomandazione qual è? Al di là del tenere pulito tutto quello che è il nostro mare, tutte quelle che sono le nostre spiagge, è di memorizzare i numeri di pronto soccorso, il 118, il 115 dei Vigili del Fuoco e, chiaramente trattandosi di balneazione, il 1530 della Guardia Costiera. Adesso noi con la telecamera andiamo a illustrare quella che è la spiaggia Calalonga, ripetiamo, all'altezza di Antignano.